Cari amici di Visione TV e cari amici di Ancora Italia, desidero oggi ragionare insieme a voi sulle questioni legate all'emergenza epidemica e segnatamente sul perché l'emergenza, contrariamente a ciò che molti vanno pensando in questi giorni, non è destinata a risolversi brevemente. Più precisamente, l'emergenza epidemica, che già si è consolidata in una nuova normalità, sembra invece destinata a durare ancora a lungo, di fatto ponendosi, come già è, come un preciso metodo di governo neoliberale, vuoi anche come una specifica razionalità politica, sociale ed economica. Come ho cercato di argomentare meglio nel mio studio Golpe Globale, Capitalismo Terapeutico e Grande Reset, ciò che stiamo vivendo da 2 anni non è semplicemente un'emergenza medica e scientifica, come pure il logo dominante va ripetendo. Si tratta invece di un grande laboratorio di produzione dei nuovi assetti sociali, politici ed economici, vuoi anche come una rimodulazione tellurica del nostro modo di abitare il mondo, oltre che del generale modo di governare le cose e le persone. L'emergenza, infatti, svolge e continua a svolgere stabilmente la parte di metodo di governo, di ars regendi impiegata artatamente dall'ordine neoliberale, il quale ordine neoliberale vive strutturalmente nella e dell'emergenza. Su questo voglio richiamare la vostra attenzione, sul fatto appunto secondo cui l'ordine neoliberale vive l'emergenza non già come un momento transitorio, passeggero, come un accidente perturbatore che si risolve e riporta a una condizione di normalità o all'instaurazione di un nuovo ordine. Al contrario, l'emergenza, nel quadro dei rapporti di forze interni al neoliberismo cosmopolita, figura stabilmente come una condizione di sconsolidata normalità. Potremmo anzi avventurarci a sostenere che il neoliberismo ha innalzato la formula che con Foucault diremo del vivre dangereusement, vivere pericolosamente nell'emergenza, come quintessenza del proprio metodo governamentale. Fin dal 2001, in fondo, abbiamo assistito alla mise en forme del paradigma dell'emergenza permanente, fin da quando, cioè, si verificò l'episodio drammatico delle Torri Gemelle. Da quel momento fu un susseguirsi indiavolato di emergenze, da quella terroristica a quella finanziaria del 2007 legata ai subprimes, fino a quella epidemica del 2020, per poi volgere a quella marziale del 2022 legata alla situazione ucraina. Ed è altresì da notare il fatto che ciascuna emergenza è stata puntualmente superata da una nuova emergenza senza tuttavia risolversi. È come se l'ordine neoliberale andasse accumulando emergenze secondo un ordine tale per cui ogni emergenza non si risolve, ma viene puntualmente superata dall'epifania di una nuova emergenza. Non è forse vero che a più di 20 anni di distanza l'emergenza terroristica è ben lungi dal dirsi conclusa? E non è forse vero, allo stesso modo, che l'emergenza finanziaria, che ha preso forma nel 2007, è ancora pienamente operativa nel quadro del rapporto di forza neoliberale? E allo stesso modo l'emergenza epidemica non è certo destinata a risolversi nel breve tempo. Anzi, è curioso rilevare un aspetto sul quale invero portai l'attenzione fin da subito, fin dal marzo 2020, quando tutto ebbe inizio. Le misure di emergenza paiono destinate a durare ben oltre rispetto all'emergenza con cui pure si sono attivate. In fondo il paradosso sta esattamente in questo. Il 31 marzo 2022 lo stato d'emergenza in Italia è dichiarato terminato. Eppure le misure d'emergenza, larga parte delle misure d'emergenza, persisteranno anche dopo il 31 marzo e quindi anche dopo la fine dello stato d'emergenza. Ciò pone in essere un vero e proprio paradosso, quando non direttamente un non sequitur sul piano logico. Com'è possibile, infatti, che misure che si sono attivate con l'emergenza e che da lì hanno tratto la loro esclusiva legittimità possano durare oltre l'emergenza stessa, possano cioè di fatto sopravvivere a ciò che ne aveva determinato la mise en forme, nonché la legittimità? Come può, ad esempio, il distanziamento sociale o l'infame tessera verde che la neolingua smart dei mercati appella Green Pass persistere dopo la fine dello stato d'emergenza? È chiaro come il sole allora che queste non erano semplicemente delle misure d'emergenza,
erano dei nuovi dispositivi coessenziali richiesti dall'ordine neoliberale che sono stati giustificati in virtù dell'emergenza e che tuttavia appaiono slegati rispetto a un ordine di emergenza, divenendo anzi a tutti gli effetti, come già sono, parti di una nuova normalità consolidata. Questo è il punto essenziale. Non è forse vero che lo smart working o lavoro agile è destinato a fare epoca, cioè a mutarsi esso stesso, come già è, in nuova normalità stabile? Non è forse vero che l'infame tessera verde, lungi dal risolversi rapidamente, è destinato a essere un nuovo metodo di controllo, quello della libertà autorizzata, come l'ha appellato Giorgio Agamben, tale per cui la libertà dei sudditi è affidata di volta in volta alla comparsa di una spunta verde sui dispositivi elettronici e sul QR code? Ancora, il cosiddetto distanziamento sociale, che di tutte le figure dell'ordine pandemico mi pare essere la più importante, non è forse destinato a durare e anzi a mutarsi, come già è, in una nuova figura della normalità? Non siamo forse entrati nella nuova società del distanziamento sociale? E cosa resta della società quando essa si riconfigura secondo il fondamento del nuovo distanziamento sociale? Il distanziamento sociale, la cui antropologia basica pare lasciarsi cristallizzare nella formula Homo homini virus, e a tutti gli effetti il fondamento primissimo di una nuova società, di una società dispotica e distopica, in cui l'altro è neutralizzato e con esso viene neutralizzato ogni spazio pubblico. L'altro non è più un socius, un possibile partner, un possibile amico, un possibile compagno di lotte politiche. L'altro è sempre soltanto un virus da cui occorre mettersi in sicurezza, distanziandolo e neutralizzandone la contagiosità. In tal guisa la società viene dissolta in un'atomistica di solitudini, in un sistema dell'atomistica, direbbe lo Hegel, in un mondo di atomi che sono concorrenzialmente in conflitto fra loro, che si evitano e che sono orientati a proteggere la propria individualità negando la relazione con l'altro. Questo è il fondamento non già di un'emergenza, ma di un nuovo paradigma di società. È quello che ho chiamato il capitalismo terapeutico, ossia la nuova figura del neoliberismo al tempo dell'emergenza permanente.